Questo programma è offerto da Eurobet, agenzie scommesse Altamura, Matera, Gravina, Santeramo, Corso Italia. Amici sportivi, voi tutti un buon pomeriggio, ben sintonizzati sulle frequenze di Teleappula, canale 174 del digitale terrestre. Benvenuti a questo incontro settimanale con il Martedì Sport, dove andremo a sviluppare le tematiche delle gare giocate domenica scorsa nei vari campionati di Lega Pro, Serie D, Eccellenza, Promozione Pugliese e Prima Categoria. Noi siamo sempre qui ad aspettare quelli che sono i vostri accorgimenti e le vostre proposte per poter ampliare e migliorare questo programma settimanale. Bene, detto ciò, andiamo a vedere adesso subito i risultati della Lega Pro Girone C. Si tratta della nona giornata di campionato. Benevento Salernitana 0-0, Casertana Barletta 2-1, Catanzaro Ischia 2-1, Foggia Savoia 1-0, Juve Stabia Lecce 1-1, Martina Franca Versa Normanna 3-1, Matera Nuova Cosenza 2-3, Messina Vigor Lamezia 1-0, Paganese Melfi 2-2, Regina Lupa Roma 1-1. All'ultimo momento è arrivata la notizia ANSA che la Regina ha ottenuto 4 punti di penalizzazione in classifica, pertanto in questo campionato da scontare in questo campionato dobbiamo considerare 4 punti in meno alla Regina. Ma andiamo con ordine e andiamo a vedere quella che è la classifica della Lega Pro Girone C. Benevento punti 19 in coabitazione con la Salernitana, Casertana e Catanzaro 17, Juve Stabia, Lupa Roma 16, Matera, Vigor Lamezia e Lecce 15, Foggia 13, Messina 11, Regina 9, Barletta 8, Melfi e Ischia, Savoia, Cosenza 7, Martina 6, Paganese 4, Aversa Normanna 4. Pertanto la Regina, che in questa classifica porta 9 punti, la sua classifica attuale è ritornata a 5, quindi 4 punti di penalizzazione alla Regina. Andiamo adesso a vedere i risultati della Serie D Girone H, che è il girone che raggruppa le società pugliesi, lucane e campane, alcune società della Campania. Arzanese Potenza 0-3, Bisceglie San Severo 1-0, Brindisi Puteolana 3-1, Pomigliano Manfredonia 1-1, Francavilla Gelbison 2-2, Gallipoli Grottaglie 1-2, Monopoli Taranto 2-2, Sarnese Fidelis Andria 1-2 e Scafatese Cavese 0-4. Questa è la classifica aggiornata dopo la settimana di gioco, che vede al primo posto in condominio il Potenza e l'Andria a quota 16. A 15 punti troviamo il Bisceglie e il Gallipoli, a 11 la Cavese insieme al Taranto, Francavilla, Pomigliano e Gelbison a 10, Sarnese 9, Brindisi e San Severo 8, Manfredonia e Grottaglie 7, Monopoli 6, Scafatese 5, Arzanese e Puteolana 2 punti. Andiamo ora a vedere un filmato relativo all'incontro Bisceglie-San Severo vinto dalla squadra di casa per 1-0. I ragazzi di Luca hanno portato in porto una prestigiosa vittoria che li colloca a un solo punto dalla coppia di vetta. Andiamo con il servizio. Vittoria al fotofinish per il Bisceglie, che incamera 3 punti di vitale importanza contro un modesto San Severo, che ha badato a difendersi per tutta la gara. A decidere l'incontro Piero Zotti, sempre più uomo decisivo nello scacchiere nero-azzurro. De Luca dà fiducia a Patierno in avanti, con Logri e quella carra ad agire inizialmente sugli esterni. Nel San Severo spicca la presenza degli ex D'Arienzo e Carminati. Parte meglio l'undici di casa, quest'oggi in campo in casacca bianca, al quinto destro di Logrieco che fa la barba al palo. All'undicesimo Riccio sugli sviluppi di un corner non trova il bersaglio Grosso. Al ventunesimo il primo sussulto ospite, pericoloso fendente di Lombardi che sfiora la traversa. Bisceglie preme di più approfittando di qualche varco lasciato dalla difesa ospite.
Al 26esimo Zotti serve Paterno che davanti a Carotenuto strozza la sua conclusione. Rispondono i Downi un minuto dopo con il tiro di Carminati, respinto in angolo da Alicastro. Botta e risposta tra le due squadre. Sanseverino si sveste della sua timidezza e risponde colpo su colpo al Biceglie. Al 33esimo Mallardo calcia tra le braccia di Licastro. In chiusura di frazione al 41esimo doppia chance per i locali. Prima con Paterno che tira a botta sicura. Carotenuto respinge, si avventa Zotti, il cui tiro è deviato in angolo. Ripresa che inizia con due clamorose occasioni per il Biceglie. Al terzo serpentina di Logrieco che non trova la porta. Un minuto dopo la Criola da due passi si fa deviare in corner il tiro da Carotenuto. Gol annullato al 17esimo a Paterno per posizione di fuorigioco. Al 28esimo ci si mette anche la fortuna a voltare le spalle al Biceglie. Nella dimostrazione il palo esterno colpito da Zotti. Ospiti che mancano il clamoroso vantaggio al 30esimo. Carminati aggancia di petto la sfera davanti all'Icastro, palla sul fondo. Gli sforzi della squadra di De Luca sono premiati al 40esimo. Lancio di Guadalupi per Zotti che con un pallonetto punisce Carotenuto in uscita. Finisce così, dopo 4 minuti di recupero, con la vittoria sofferta ma meritata del Biceglie, che accorcia il divario con la capolista Gallipoli, sconfitta in casa dal Grottaglie. Domenica prossima trasferta campana per i neroazzurri sul campo della Gelbison. Bene, andiamo ora a vedere quelli che sono stati i risultati relativi al campionato di Serie regionale pugliese, ovvero Eccellenza, girone A. Atletico Mola Virtus Francavilla 0-0, Castellaneta Casarano 1-1, Taranto Ascoli Satriano 3-0, Libertas Molfetta Vigor Trani 1-2, Novoli Nardò 1-2, Ostuni Sporting Altamura 0-1, Galatina Bitonto 0-2, Sud-Est Atletico Vieste 0-2. Come avete potuto notare, molte vittorie esterne in questo campionato, soprattutto la vittoria del Vieste in quei di Locorotondo contro la Sud-Est e in modo particolare la vittoria del Trani in quei di Molfetta. Un derby molto acceso, un derby anche con conseguenze di altro tipo. Andiamo a vedere adesso la classifica relativo a questo campionato. Vigor Trani punti 16, Vieste 15, Altamura 14. A 12 punti il Nardò, 11 punti Francavilla e Mola, 8 punti Molfetta, 7 punti Novoli e Bitonto, 6 punti per Castellaneta, Hellas Taranto e Ascoli Satriano, 4 punti per Casarano e Sud-Est, 2 punti per Galatina, un solo punto per lo Stuni. Andiamo ora a vedere quelli che sono i servizi relativo, appunto, come dicevo prima, alla vittoria del Vieste sul campo della Sud-Est in quei di Locorotondo, e a seguire il servizio relativo a Ostuni Sporting Altamura e relative interviste. Parte benissimo la Sud-Est, che è protagonista assoluta nella prima mezz'ora, ma non concretizza un paio di ghiotte occasioni. In questo punto, al sesto minuto, è Fumarola che con un tiro dal limite colpisce la traversa e la stessa palla finisce in calcio d'angolo. Poi dopodiché un tiro di Lenti dal limite, dalla tre quarti, para bene il portiere ospite. È ancora il Locorotondo a tenere il filo del discorso con Beltrame che ci prova, ma non impensierisce la retroguardia del Vieste. È ancora Fumarola con che tenta di impensierire la retroguardia ospite, ma il suo tiro è debole e para il portiere del Vieste. È ancora Caputo con una ghiotta occasione, esce a valanga il portiere e la palla finisce in calcio d'angolo. E questo è nella ripresa il gol di Claudio, che nel tentativo di crossare palla al centro fa velo un compagno, lo stesso velo, la finta del compagno, mette, come vedete, in apprensione la difesa e il portiere viene battuto dalla finta che il compagno di Claudio effettua.
questo al 38esimo, al 41esimo un tiro di Augelli per la squadra ospite e di poco al lato, calcio d'angolo, traversa di Salerno al 43esimo, si salva in questo punto, in questa occasione ancora la sud-est con la traversa di Salerno. Poi Beltrame viene colto in fuorigioco per quanto riguarda la squadra ospite e andiamo adesso al raddoppio per quanto riguarda Salerno, che festeggia con questo gol il suo compleanno e in questo caso la retroguardia della sud-est, in particolare il portiere, e non è esente da colpe. Possiamo rivedere un piatto destro di Salerno, con questo gol festeggia il suo compleanno. E così la vittoria del Vieste sul Locorotondo per 2-0, nulla hanno potuto poi se non l'esordio dell'ultimo acquisto Galletti, che con i suoi 42 anni fa il suo esordio nel campionato di eccellenza pugliese. Questo programma è offerto da Eurobet, agenzie scommesse Altamura, Matera, Gravina, Santeramo, Corso Italia. Bene, dopo alcuni consigli della regia vorremmo invitare tutti i vari produttori industriali e operatori nei vari settori che si hanno intenzione a voler pubblicizzare i propri prodotti, noi saremmo ben lieti in questo programma di voler irradiare pubblicità. Basta contattare la nostra direzione. Netta vittoria della squadra di mister Di Maio in quei di Ostuni, dove davanti a un numerosissimo pubblico, in particolar modo un centinaio di tifosi altamurani che hanno seguito la squadra, il tecnico dell'Altamura è riuscito a mettere in campo una formazione tale da poter bloccare le veemenze della squadra di Ostuni, che nel primo tempo ha tenuto, diciamo, il pallino del gioco, ma senza impensierire la squadra altamurana. In questa occasione avete visto l'Oseto che sfiora il palo ed è il 15esimo minuto, insistono i locali con un tentativo di Cristoforo ma non vi riesce, poi dal limite ottiene un calcio piazzato debolmente creato da Crespo ma ha parato facilmente Jerzeschi. In questa occasione ancora il portiere locale che blocca la palla sul tiro piazzato dal limite, sul tiro d'angolo, un tentativo da parte dei giocatori dell'Ostuni che mettono il pallone al centro, dove si vedono, come in questa occasione, annullare una rete. Vedete i due giocatori in netto fuorigioco, in particolare il giocatore Crespo che aveva realizzato, ma hanno effettuato una lieve contestazione i giocatori, ma l'arbitro ha giustamente annullato. Finisce qui il primo tempo, vedete sempre la parte dei tifosi altamurani e nella ripresa prende il pallino del gioco la squadra altamurana. In particolare vede Armento che nel tentativo di effettuare un cross prende la palla d'esterno e questa va di poco in braccio al portiere, come in questa occasione. Qui è il difensore Cannito che si invola sulla destra, mette in condizione Armento, anticipato da un giocatore avversario, poi caparbiamente Bucci dà a Dintrono un ottimo pallone, si involve Dintrono verso Selvaggi entra in aria e viene atterrato dal suo diretto avversario, Croce, è ineccepibile il calcio di rigore che l'arbitro ha fischiato. Si porta sul pallone capitano Di Benedetto, palla da una parte e portiere dall'altra, questa è la rete dell'1-0 del meritato vantaggio per gli altamurani. Di Benedetto poi avete visto correre un bambino, non è un raccattapalla dello Stuni, ma si tratta del piccolo Giorgio Di Benedetto, al quale il calciatore altamurano ha dedicato questa vittoria. Cross al centro di Cristoforo, para il portiere. Qui caparbiamente Armento subisce un fallo, continua, viene ancora atterrato in questo momento, come vedete calcio di punizione al limite che va a premiare la caparbietà del difensore altamurano Armento. Punizione, batte Fiorentino, fa la barba al palo il pallone. Sempre nella ripresa la squadra altamurana con un pallone di Selvaggi ben servito da Cassone, poi Dintrono dal limite questo pallone, tira ancora
il difensore dello Ostuni è qui davanti all'esultanza dei giocatori, dei tifosi altamurani, e in conclusione di gara effettua questa sostituzione il tecnico. Quando mancano 2 minuti esce Selvaggi, entra Aloisio, nello stesso tempo esce il giovane Cavaliere ed entra il giovanissimo altamurano Tragni. Dopo 2 minuti e 5 di recupero l'arbitro fischia la fine dell'incontro tra l'Altamura e l'Ostuni, una vittoria meritatissima per la squadra altamurana, che così si porta a solo 2 lunghezze, continua a mantenere le 2 lunghezze di svantaggio tra la Battistrada Trani e appunto la squadra altamurana. Sara Dostini, grazie a un calcio di rigore netto per fallo su Selvaggi, messo nel sacco da Di Brenner. Mister, ancora una vittoria brillante contro uno Ostuni caparbio. Ma diciamo che ci aspettavamo di trovare una squadra agguerrita, una squadra che aveva bisogno di punti, però credo che il primo tempo forse la gara è stata equilibrata, ci sono state parecchie interruzioni, però penso che nel secondo tempo abbiamo preso bene la nostra metà campo, abbiamo creato qualche azione in più rispetto a loro. Credo che alla fine il rigore mi sembra sia giusto e sia stata una vittoria sofferta sicuramente, perché, ripeto, abbiamo trovato una squadra agguerrita che ha bisogno di punti, però che alla fine sia venuta. È stata una battaglia sul campo leggermente allentato contro una squadra che ha dato filo da torcere. Giovedì c'è il ritorno di Coppa Italia contro il Mola. Ogni 3 giorni una partita c'è da recuperare abbastanza. Sì, ora ci godiamo sta vittoria, poi da domani cominciamo a pensare a questo turno di Coppa Italia, faremo sicuramente qualche rotazione, però vabbè, andiamo così avanti, la strada è quella giusta, sappiamo che in partita bisogna soffrire, però l'importante era vincere. Grazie. Siamo alla fine dell'incontro Ostuni Sporting Altamura, l'Altamura che di rigore ha avuto la meglio sul Coriaci Ostuni. Mister, cosa non ha funzionato o cosa ha funzionato? Diciamo non ha funzionato la forza dell'Altamura, che non ci ha permesso di giocare come noi vorremmo, perché comunque siamo entrati, secondo me, una delle migliori squadre del torneo. Tra l'altro potevo anche dire che comunque non meritavamo di perdere, perché l'episodio del rigore ha cambiato la partita, ma chiaramente lo stesso episodio è cambiato a noi, purtroppo non l'ha gestito l'altro, sicuramente in Mischia, e chiaramente ha condizionato un po' l'episodio della gara, altrimenti secondo me, come dice io, il pareggio è il risultato più giusto. In questo campionato, che a mio parere è livellato, quali potrebbero essere secondo voi le squadre o la squadra più accreditata per la Juventus? Io penso che Francavilla alla fine ha un potenziale enorme, come il resto Altamura, se giocheranno Francavilla, Altamura, Monaco, queste sono secondo me le squadre che andranno fino in fondo. È chiaro che alla lunga la forza del Francavilla dovrebbe uscire, perché al di là di tutto ha qualcosa in più degli altri. Grazie. Grazie. I tifosi gridavano 11-11 Leoni, ma il vero Leone mattatore quest'oggi, indiscusso capitano Nicola Di Benedetto, realizzatore anche della rete su Rio. È stata una battaglia, Nicola? Sì, è stata una battaglia sofferta fino alla fine. Non ci aspettavamo di trovare una squadra così agguerrita. E niente, l'importante è aver portato a casa i 3 punti, è la cosa più fondamentale. Abbiamo tirato fuori dalla doccia, vuol dire ancora un accappatoio, anche perché volevamo sentire a causa quelle che sono le motivazioni. È stata una battaglia come dicevamo, anche perché di fronte c'eravamo uno Ostuni che secondo il loro tecnico ha incontrato una squadra più forte, so dire, e anche noi però abbiamo avuto difficoltà con questo Ostuni che non ti lasciava giocare come avremmo dovuto. Lo Ostuni proprio perché comunque aveva cambiato tecnico in settimana, aveva comunque integrato la rosa con elementi validi, quindi aveva chiamato anche allo stadio il pubblico, quindi diciamo che hanno fatto tutto il possibile per portare a casa un risultato positivo, ma per noi l'importante era dare continuità ai risultati e ci siamo riusciti. Ultima domanda, giovedì ci aspetta il ritorno di Coppa Amore, un'altra battaglia?
sarà sicuramente un'altra battaglia su un campo difficilissimo, una squadra costruita per vincere, quindi sono tutte battaglie da fare alla fine. Questo è stato il tuo primo gol in questo campionato, vorresti fare una replica? Al piccolo. Benissimo, lui se lo merita perché anche lui faceva da ospite e raccattapalle. Un saluto a tutti. Bene, andiamo adesso a leggere quelli che sono i risultati relativi al campionato di promozione pugliese Girone A. Sesta giornata, Carapelle Rutiglianese 2-2, Celle San Vito Canosa 1-1, Fortis Altamura Virtus Bitritto 1-1, Giovinazzo Atletico Corato 0-0, Madre Pietra Pricena Quartieri Uniti Bari 2-1, Monte Sant'Angelo FBC Gravina 1-2, Real Bat Nuovo Molfetta 1-2, Unione Calcio Biceglie Barium 1-1 e Virtus Calcio Putignano Polisportiva Noci, questa è una fusione tra le due società, Liberty Palo 3-0. Il Gravina ha subito in campionato la sua prima rete ad opera del Monte Sant'Angelo, ma è stato corsaro in quei di Monte Sant'Angelo, continuando a mantenere l'imbattibilità in questo campionato. Andiamo quindi a vedere la classifica. Gravina punti 18, Atletico Corato 14, Monte Sant'Angelo 13, Biceglie e Giovinazzo 11, Rutiglianese e Carapelle 9, Putignano Noci 8, Fortis Altamura, Virtus Bitritto, Quartieri Uniti Bari, Molfetta 7, Celle San Vito, Canosa e Apricena 5, Barium 4, un punto per il Real Bat e 0 punti per il Liberty Palo. Il servizio relativo al campionato Monte Sant'Angelo Gravina. Big match nel campionato di promozione pugliese tra la capolista Gravina e il Monte Sant'Angelo. Dai risvolti di un calcio d'angolo, eccolo il gol di Lauriola, battuto il calcio d'angolo da Gemma e Lauriola di testa ad insaccare alle spalle dell'incolpevole Cilumbriello. Soltanto nella ripresa cambia l'antifona, quando stiamo vedendo ancora alcune azioni della squadra locale. Qui è stato grande Cilumbriello, il portiere del Gravina, a salvare il 2-0. Nella ripresa sale in cattedra, come dicevamo, il Gravina, che prende in mano le redini dell'incontro e riesce a pareggiare con un gran sinistro di Gilfone, il capitano tuttofare di questa squadra, che poi riesce a concretizzare grazie anche alla collaborazione di Albano, che vede correre sulla destra il compagno di squadra Cardano, che infila il portiere avversario incolpevole nell'occasione, portando quindi la vittoria alla squadra del Gravina. Risultato finale quindi Monte Sant'Angelo 1, Gravina 2. E andiamo ora a vedere il servizio relativo a Fortis Altamura contro una squadra, il Bitritto, che ha messo in netta difficoltà la squadra altamurana, ma hanno molto da recriminare i giocatori e la società della Fortis per quanto concerne il direttore di gara, che a loro avviso non è stato all'altezza della situazione. Andiamo a vederci il servizio. Dopo due vittorie tra le mura amiche, la Fortis viene bloccata sul pari dalla Virtus Bitritto. Prime battute di partita equilibrate, ma poi vengono fuori i padroni di casa che vanno in gol al 40° con Savoia. Vediamo adesso le immagini. Qui c'è stato un bellissimo intervento da parte del portiere del Bitritto e poi qui è la rete di Savoia. Nulla ha potuto il portiere ospite, ma rispondono immediatamente dopo pochi minuti, precisamente dopo 5 minuti gli ospiti, che ottengono il pareggio grazie ad una rete di Pignataro dagli sviluppi di un calcio d'angolo. Questa è la rete del Bitritto. Poi dopo, a dire il vero, il direttore di gara, il signor Riannello di Taranto, non è stato all'altezza della situazione, dando negatività alle azioni della Fortis Altamura, prima con una espulsione del giocatore altamurano, poi dopo negando due rigori, uno dei quali è il seguente ai danni di Ardino,
che cede il rigore, poi hanno segnato il gol, ma per regolamento dovrebbe essere il gol convalidato, ma l'arbitro alla fine non dà alla squadra altamurana né il rigore né la rete, ma segnando una punizione in aria. Andiamo ora a vedere quelli che sono stati i risultati del campionato di prima categoria Girone A, dove spicca finalmente la prima vittoria per gli ultrattivi Altamura, che hanno avuto la meglio sul Molfetta per 2-0, grazie appunto alla realizzazione avvenuta nel corso della gara da parte di Calia e di Zocco. Andiamoci a vedere il servizio. Arrivano finalmente i tre punti, gli ultrattivi battono la Virtus Molfetta per 2-0. Va detto che nelle precedenti tre gare, ad eccezione di Cerignola, la squadra aveva sempre ben giocato e le sconfitte arrivate erano sicuramente non lo specchio di quello che si era visto in campo. Quest'oggi arrivano finalmente i gol degli attaccanti altamurani e con questi arrivano anche i tre punti. Si è detto bene Giuseppe, nelle partite precedenti abbiamo sempre giocato bene, giocato per fare nostra la partita. Oggi ci siamo riusciti e oggi è stato anche importante non subire reti, per la prima volta siamo andati in vantaggio e siamo stati bravi a gestire il risultato e poi a raddoppiare con una bella azione in corale. Quanto può pesare ai fini delle prestazioni, della coesione del gruppo, dei risultati, il fatto di giocare in una struttura come quella di Gravina, che va detto non è certo la casa degli ultrattivi, che sappiamo benissimo, sino allo scorso anno disputavano tutte le gare interne di allenamenti al Cagnazzi? Sì, a noi non piace avere gli alibi, certamente questa non è una situazione ideale, speriamo ci diano subito il Cagnazzi, però proprio l'occasione per ringraziare gli amici dell'FBC Gravina e soprattutto il nostro amico Vincenzo, il custode del magazziniere del Gravina, che è sempre gentile, quindi ringrazio a nome degli ultrattivi tutta la città di Gravina e la società FBC Gravina. Bene, siamo giunti anche quest'oggi al termine di questo nostro appuntamento settimanale del Martedì Sport. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo programma, in particolare l'emittente Amica Nova, che ci ha fornito il servizio relativo al Bisceglie. In particolare ringraziamo anche i nostri tecnici e non faccio altro che rinnovare l'augurio, rinnovare l'invito affinché tutti quanti voi possiate inviarci i vostri servizi e noi saremo ben lieti di manderli in onda e di commentarli insieme. Aspettiamo quindi la pallavolo locale, il basket e la pallamano, che fra poco si accingerà ad iniziare il proprio campionato. Grazie a tutti quanti voi e un risentirci e soprattutto un arrivederci a martedì prossimo. Questo programma è offerto da Eurobet, agenzie scommesse Altamura, Matera, Gravina, Santeramo, Corso Italia.